L'energia oggi significa tornare a riflettere, a discutere di nucleare. Intanto dico che il nostro confronto era precedente a Fukushima e in questo confronto noi eravamo già arrivati a dire che il nucleare non è una scelta per l'Italia, per due ragioni, almeno due, poi la valutazione nostra è differenziata, articolata, io ne vedevo due comuni. La prima, non è necessaria in Italia. Possiamo far fronte al fabbisogno elettrico con lo sviluppo dell'efficienza, delle rinnovabili, confermando la scelta del gas nel quale ci siamo messi, a maggior ragione oggi, perché col gas non convenzionale le riserve mondiali di gas utilizzabili sono raddoppiate, la possibilità di approvvigionamento è molto più ampia e il prezzo è tendenzialmente calante, non ancora in Europa, ma comunque arriverà. Se negli Stati Uniti è sceso da $13 al BTU a 5, non è che noi possiamo continuare a mantenere questo ancoraggio un po' sospetto al petrolio. Prima si arriva anche qui, non è che possiamo. Quindi possiamo, la potenza installata è già sufficiente, abbiamo fatto dei programmi un po' espansivi di centrale, ci sono il progetto in parte in realizzazione di rigasificatori, insomma non lo voglio far lunga, non è necessario. Secondo punto, questo mi spiace toglierti l'argomento, ma è troppo bello di Colucci, è quello del consenso. È quello del consenso, ma scelte come queste, ed è un po' la base anche della nostra riflessione in generale, sulle grandi scelte ambientali dobbiamo costruire un ampio consenso, questo vale un po' criticamente anche per me. Ed è possibile oggi costruire un ampio consenso. Si può imporre una scelta così pesante col nucleare con una ristretta maggioranza parlamentare, ma non pensiamoci nemmeno. È sbagliato. Poi nel piano, prima veniva detto sul piano delle idee, discutiamo, ma quando devi operare una scelta strategica come questa, non ti puoi affidare a una temporanea ristretta maggioranza parlamentare. È un errore, non si deve fare.